Eccoci ragazzi, siamo appena sortiti. La denuncia per alto tradimento e per gli altri reati che abbiamo già detto è contro il dottor Monti, Ignazio Visco, dopodiché tutti i responsabili dei ministeri dell'economia, delle finanze, del bilancio, del tesoro, tutti i direttori delle banche, tutti il direttore della Consob, eccetera, il direttore del consiglio di amministrazione delle Corte dei Conti, la ragioneria generale dello Stato, eccetera, eccetera. Oggi abbiamo contestato 4-5 punti perché andarli a contestare tutti sarebbe impresa improba. Primo, il fatto che si debbano aiutare le banche quando le banche, essendo un servizio semi-aleatorio di contratto sociale, hanno e quindi ad elevato rischio di per sé, oltre che ad elevato utile, perché più alto è il rischio e più alto è l'utile, non vedo perché devono andare bene le banche quando guadagnano cifre stratosferiche e quando sono in difficoltà dobbiamo aiutarle. La cosiddetta IMU è il secondo punto che ho contestato. L'IMU è un aborto giuridico sotto qualunque profilo. Non solo, già la Costituzione nell'articolo 31 ricorda che la famiglia va aiutata economicamente e sotto ogni punto di vista, e il bene primario della famiglia perché si costituisca è avere un tetto sopra la testa. Se andiamo a confiscargli anche a loro il tetto sulla testa, come abbiamo detto, 3 milioni di pignoramenti nel corso degli ultimi 3 anni, significa che abbiamo lasciato per strada circa 10 milioni di cittadini. Questo è una sperequazione in confronto a quello delle banche che abbiamo detto prima, ma è anche una omissione di atti d'ufficio, perché tu Stato, tu apparato burocratico dello Stato, istituzioni dedite all'assistenza e quant'altro, non solo non fai l'assistenza, ma vai addirittura a fare il mastino napoletano dell'usuraio che gli va a togliere con Equitalia al cittadino l'appartamento su ordinazione di Equitalia. Ma la cosa più grave di tutte, che dicevo prima, è il terzo punto, cioè: ma come è mai possibile che sia esistita una lotta sindacale, politica, operaia, culturale, sociale e anche dei ceti medi e anche di tutti i ceti che vogliamo, che sono stati, come ho detto, in un batter d'occhio annullati semplicemente con un tratto di spugna? Lotte che ha visto morti, feriti, manifestazioni, scioperi, cortei di ogni genere, eccetera, che nel giro di qualche secondo sono stati depennati e annullati. Erano calcoli già stati fatti abbondantemente sull'esperienza, e quindi si era ravvisato che bastava un certo numero di anni per raggiungere una quota contributiva per poter essere poi assistiti economicamente per un certo numero d'anni di sopravvivenza dopo la uscita dal mercato del lavoro. Ecco, tutto questo contratto che c'è è tuttora in atto, perché non è che è stato disdetto niente, cioè semplicemente che cosa hanno detto? No, il contratto che abbiamo fatto 10, 20, 30, 40 anni fa non è più valido, in corso d'opera io cambio le regole del gioco. Non se può far, si dice a Roma. Tu non puoi dire da domani tutto questo non è valido. Uno Stato etico avrebbe potuto dire: quelli che oggi cominciano, da domani cominciano ad andare in lavoro, le condizioni non sono più quelle perché siamo al fallimento. Il che fra l'altro non è manco vero. L'INPS non è in fallimento, l'INPS non c'ha difficoltà, l'INPS, la gestione INPS è in attivo. Allora, tutto questo per dire che qui c'è una volontà di schiavizzazione degli esseri umani. No, la soppressione di qualunque diritto, di qualunque sovranità, e quindi noi dobbiamo reagire, dobbiamo scendere nelle piazze se occorre, dobbiamo andare a vendere cara la pelle. Il testo integrale della denuncia presentata stamattina lo trovate sui siti di albamediterranea.org, oppure digitate Alba Mediterranea 1 con la cifra terminale 1 in numero, e poi andate su documenti all'interno dell'elenco delle pagine e potete scaricare in formato Word o in formato PDF. Noi ci aspettiamo che, come al solito, siate molto interessati e partecipativi, e che tanti altri in giro per l'Italia facciano la stessa nostra denuncia, in modo da allertare quanti più procuratori della Repubblica possibile.